Bene, telefonicamente ci hanno detto che ci sentono, ma non riescono a parlare, quindi se ci sentono, Ministro, io credo che possiamo riprendere i lavori. Saluto, no, di nuovamente tutti quanti, anche i colleghi della Camera. E quindi, visto che sono passati già 10 minuti, io direi di bypassare, a piedi uniti subito le presentazioni e ripassare la parola al Ministro. A questo punto ti prego di riniziare da capo. Certamente rinnovo anch'io i saluti al Presidente Gallinella e a tutti i membri della Commissione della Camera che sono in presenza alla Camera. Avevo iniziato dicendo che avrei suddiviso questo intervento in due parti, una parte di aggiornamento rispetto ad alcuni elementi sia del piano strategico che della situazione in corso rispetto al tema della siccità e poi avrei letto alcune delle risposte che, ai principali quesiti e alle osservazioni che sono state fatte nella scorsa riunione. Ero partito dicendo che questa settimana è intervenuta l'intesa che la conferenza Stato-Regioni ha decretato rispetto alla nostra proposta di riparto FEASR, che come noto era uno degli elementi fondamentali per poter rispondere compiutamente all'osservazione della Commissione, che era incentrata in grande parte rispetto ai necessari chiarimenti sulle modalità con cui avremmo raggiunto i target dell'architettura verde, che sta anche ovviamente nel secondo pilastro con le misure agroclimatico-ambientali, che non potevano avere una risposta puntuale in quanto carenti della quantità delle singole misure previste nel piano di sviluppo nei PSR regionali che hanno come grande novità una gestione unitaria all'interno del territorio nazionale, quindi sotto il cappello del piano strategico nazionale, poi si sviluppano i piani di sviluppo rurale. Ovviamente questa la quantificazione che oggi è possibile ci consente anche di dimostrare le modalità con cui noi riusciremo a raggiungere gli obiettivi e i target del ring fencing sul secondo pilastro rispetto all'architettura verde. Questa cosa quindi ha una grande importanza, non soltanto per questa ragione, ma anche perché noi abbiamo prodotto un cambio radicale nelle modalità con cui interveniamo rispetto alla ripartizione e quindi ai criteri di riparto del FEASR. Era dalla programmazione precedente, cioè dal 2014, che si era tentato più volte di superare quelli che erano criteri che non rappresentavano più in modo puntuale l'agricoltura delle singole regioni. Devo dire che il lavoro che abbiamo fatto, che ci ha portato all'intesa, ha superato anche le criticità dello scorso anno, quando l'intesa non c'è stata e quando siamo andati in Consiglio dei Ministri per il biennio 21-22, prevedendo dei coefficienti di riparto in parte storici, in parte oggettivi, in parte più che oggettivi, in parte nuovi, e però accompagnando con risorse che andavano a eliminare le minori risorse FEASR che erano destinate ad alcune regioni che per il calcolo legato ai nuovi coefficienti avrebbero perso quota FEASR. Ovviamente, chiedo scusa, ovviamente anche in questa, per la parte di programmazione 2023-2027 il tema si è riproposto, noi abbiamo operato credo con grande equilibrio, tanto appunto da avere l'intesa. In che modo? Voglio dare qualche cifra che ovviamente leggo per comodità. Il regolamento assegnava all'Italia risorse FEASR per 6 miliardi e 750 milioni circa, su un totale di 60 per la programmazione 23-27. Abbiamo sfruttato la possibilità offerta dai regolamenti e abbiamo trasferito risorse dal primo al secondo pilastro per 505 milioni. In particolare la misura per giovani agricoltori, circa 145 milioni per il quadriennio 24-27 e un intervento sul biologico di 360 milioni per il quadriennio 24-27, tutto misure e cifre quindi da cofinanziare. Inoltre c'è un trasferimento per capping della sola annualità 23 di 5,4 milioni. In totale quindi arriviamo a oltre 7 miliardi 250 milioni di euro di quota FEASR,
disponibile per la programmazione. Abbiamo delle misure nazionali, come su cui ritornerò dopo, il fondo Agricat per i danni per la gestione del rischio, che assorbe in totale tra fondo Agricat e assicurazioni agevolate 1.330 milioni di euro, e circa 40 milioni di euro necessari per il funzionamento della rete rurale nazionale. I coefficienti di riparto sono stati calcolati ponendo 10 indici dalla media triennale della PLV, il numero di aziende, la SAU, il lavoro in agricoltura, la superficie forestale, le zone svantaggiate, prati pascoli permanenti, popolazione rurale, superficie bio e indice inverso di produttività del lavoro in agricoltura, con dei pesi diversificati dal 20% al 5% a seconda del criterio. E oltre a questo sono stati fatti degli aggiustamenti proprio per evitare eccessivi spostamenti di risorse. In particolare abbiamo messo un tetto massimo al guadagno di quota FEASA che ciascuna singola regione poteva avere, fissandola al 16%, e abbiamo poi prelevato il 9,69% della quota FEASR per una ridistribuzione degli importi. L'8% è stato di questo 9,69% è stato destinato alle sole regioni che perdevano quota FEASR, l'1% è stato destinata per indennizzare le regioni che hanno una vocazione fortemente tabacchicola, storicamente fortemente tabacchicola, che quindi avevano nei criteri storici un particolare vantaggio e quindi un particolare svantaggio nel superare i criteri storici, mentre lo 0,69% è stato destinato a quelle regioni che hanno avuto non soltanto un cambio di criteri, ma che sono transitati tra le aree produttive, quelle in transizione, o tra quelle in transizione e quelle in competitività. Voi sapete che ci sono tre fasce di cofinanziamento, a seconda che la regione sia una regione in competitività, in transizione o in convergenza, e ovviamente il doppio danno del coefficiente di riparto diverso è il cambio di fascia, dove c'è un minor intervento di cofinanziamento dello Stato, produceva per due regioni in particolare un danno, e mi riferisco al Molise e alla Sardegna, e in particolare per la Sardegna, oltre allo 0,69%, è stato poi prelevato un importo di 6 milioni di euro annui, per 6 milioni di euro complessivi, chiedo scusa, per garantire che non solo non ci sia minor FEASR, ma che non ci sia nemmeno meno spesa pubblica per la regione Sardegna. Tutto questo è stato accompagnato da un forte incremento del coefficiente di cofinanziamento, soprattutto per le regioni in convergenza, quindi per le regioni del sud. Si è passati dal 40,5 al 50,5 di cofinanziamento da parte dello Stato. Questo consente a tutte le regioni di avere una maggior spesa pubblica di quella che si sarebbe avuta se avessimo mantenuto i criteri storici. L'ultimo elemento è che il calcolo finale qualche regione perde quota FEASR, è risarcita dalla parte di perdita. Quindi in questo modo i nuovi criteri di riparto garantiscono che nessuna regione avrà una quota FEASR inferiore a quella che avrebbe avuto con i criteri storici e che nessuna regione avrà meno spesa pubblica di quella che avrebbe avuto con i criteri storici e con il cofinanziamento precedente. Ovviamente le regioni hanno dato assenso proprio perché si è riuscito a trovare ingenti risorse. Io ricordo che il fabbisogno di cofinanziamento nel caso in cui avessimo adottato i criteri storici è partendo dalla cifra annuale di 1.200.000.000 circa di quota FEASR, sarebbe stato nella programmazione dal 23 di 7 miliardi, della programmazione complessiva di 7.850.000.000 circa. Noi siamo riusciti ad ottenere dal MEF e quindi dalla
capacità di spesa pubblica di accompagnamento al reparto oltre 9 miliardi 391 milioni 500 mila euro per l'esattezza, quindi 1,5 miliardi in più di quello che era previsto con i criteri storici. Per darvi una misura, nella programmazione la media 2014-2020 di quota FEASR per le regioni era di 1,346 miliardi, la destinazione di questa programmazione dal 23 era di 1,2 miliardi, quindi 150 milioni in meno di quota FEASR da ripartire. Nonostante questo, con l'aumento del cofinanziamento, noi riusciamo a garantire uno sviluppo di spesa pubblica esattamente in linea con il 2014-2020, cioè di 2 miliardi e 660 milioni circa all'anno. Ovviamente questo prevede anche un contributo maggiore delle regioni, che come sapete sulla parte di spesa nazionale vale il riparto 70-30, cioè il 70% lo mette lo Stato e il 30% lo mette la regione. Io sono particolarmente soddisfatto del lavoro fatto, è stato un lavoro lungo, ma che ci consente di avere risorse ingenti per sviluppare il piano strategico nazionale. Per quanto riguarda il tema della gestione del rischio, complessivamente a partire dal 2023 potremo contare su un pacchetto di misure del valore complessivo di quasi 700 milioni di euro l'anno tra assicurazioni agevolate e fondo Agricat. Queste risorse ci consentiranno di rilanciare il sistema delle assicurazioni agevolate e degli strumenti di gestione del rischio innovativi, quali il fondo di mutualizzazione, lo strumento di stabilizzazione del reddito, così come le polizze index-based. Accanto agli ordinari strumenti di gestione del rischio, che già conosciamo, sarà affiancato appunto il nuovo fondo mutualistico nazionale sulle emergenze catastrofali, che è una misura di grande rilievo del valore di 350 milioni di euro l'anno, perché attraverso la leva pubblica ovviamente triplichiamo i 100 milioni di euro anno circa, che è la quota derivante dal prelievo del 3% dal primo pilastro che si fa agli agricoltori. Con le risorse a disposizione noi ovviamente puntiamo a creare una rete di sicurezza per i 700.000 agricoltori che percepiscono pagamenti diretti alla PAC contro danni catastrofali, che ammontano mediamente ad oltre 600 milioni di euro l'anno tra siccità, gelo e alluvione, che sono i tre danni che vengono così definiti come catastrofali. Su questo mi leggo ovviamente al dibattito di questi giorni legato al tema della siccità. Non serve che mi soffermi sulle enormi problematiche che stiamo vedendo. La causa è ovviamente in primo luogo la scarsità della pioggia e delle nevi sulle Alpi, e però ovviamente legate alle alte temperature, e però anche da programmazioni infrastrutturali e capacità di intervento sul tema dell'acqua, su cui certamente il sistema paese non ha brillato per una serie di ragioni, anche per una diversificazione di competenze tra tre ministeri che certamente non agevola il coordinamento degli interventi necessari a garantire che anche in momenti di siccità ci sia una tenuta del sistema idrico nazionale. C'è una parte di infrastrutture che fa capo al MIMS, all'ex Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, c'è una parte ovviamente che fa capo al MITE, il Ministero dell'Agricoltura da parte sua ovviamente ha le competenze relative alla gestione del sistema idrico per l'agricoltura. Come noto, le leggi vigenti prevedono che ci sia una scala di priorità nell'utilizzo dell'acqua, in primo luogo per uso civile, quindi per garantire ai cittadini di avere la risorsa idrica, in secondo luogo per l'agricoltura e come terzo elemento per l'industria. In questi giorni si fa un gran parlare della questione della necessità di intervenire con la dichiarazione di stato d'emergenza,
Ricordo che vi sono due fattispecie diverse, lo stato d'emergenza è una cosa, lo stato di calamità è altra. Io credo che le due cose dovranno in qualche modo viaggiare assieme, perché da un lato c'è necessità di garantire che con lo stato d'emergenza l'attività della protezione civile possa esplicarsi in tutte le regioni in modo coordinato, portando l'acqua là dove serve, anche per l'abbeveraggio del bestiame, che è certamente elemento fondamentale per la salute e il benessere degli animali in questa fase, per quanto riguarda ovviamente l'agricoltura. In più c'è la possibilità di intervenire, ma già oggi le regioni possono farlo e le autorità di bacino del distretto possono farlo, con la razionalizzazione, che non significa il minor uso dell'acqua, ma con la razionalizzazione si intende con la modifica delle modalità con cui si utilizza l'acqua, da un lato per il sistema delle centrali idrodinamiche, dall'altra parte idroelettriche, e dall'altra ovviamente per l'irrigazione dei campi e per l'uso civile. Lo stato di calamità invece ci consente di superare i vincoli e i limiti della 102, cioè di quella norma che consente di intervenire sui danni che soltanto in deroga, se sono danni assicurabili, come è la siccità. Qui bisognerebbe aprire un attimo il tema della capacità di convincimento degli agricoltori alle assicurazioni. Io credo che bisognerà fare un percorso ovviamente scandito nel tempo in modo intelligente di avvicinamento all'obbligo assicurativo, perché lo vedo come unico elemento per garantire un prodotto assicurativo che funzioni, e una capacità di intervento del mondo delle assicurazioni che è superiore alla capacità dell'intervento che lo Stato ha nel risarcire i danni. Ovviamente io questo pomeriggio ho convocato una riunione con il MITE e con la Protezione Civile per ovviamente fare il punto della situazione rispetto ai temi dell'agricoltura. A Palazzo Chigi c'è stata una riunione tecnica lunedì, sempre coordinata dal sottosegretario Garofoli, per la valutazione dello stato d'emergenza. Le regioni stanno provvedendo alla richiesta dello stato d'emergenza, che come sapete deve essere motivato, deve dare una prima valutazione del danno e deve individuare il range di danno che si presume per la singola regione. Queste richieste devono essere istruite dalle strutture tecniche di Palazzo Chigi, del Dipartimento di Protezione Civile in particolare, e dopodiché si procederà con la decretazione dello stato di emergenza. Al momento la preoccupazione per il mondo agricolo riguarda prevalentemente le coltivazioni di mais e soia, che in questo momento hanno bisogno di tanta acqua per maturare, riguarda un po' meno la produzione di grano tenero e duro, e che in questa fase è già in raccolta e quindi ha già maturato pienamente, e anzi in qualche modo la siccità, la scarsa presenza d'acqua consente un minor residuo d'umido nel grano e quindi una miglior capacità di stoccaggio per la stagione autunnale e invernale, con meno utilizzo di elementi chimici che consentano il mantenimento in salute dei chicchi. E ovviamente l'altra cultura che è particolarmente incisa dai problemi idrici è il riso, che chiaramente ha bisogno di grandi quantità di acqua. Io a questo punto, essendo trascorsa già mezz'ora, salterei alcuni elementi, comincerei a dare le risposte, perché era il tema di oggi in particolare, alle domande che erano state poste la volta scorsa. Una domanda ricorrente era fatta dal senatore Bergesio, ma anche da altri colleghi, era sull'utilizzo del fondo di riserva per gli agricoltori di 48 milioni con cofinanziamento del 200% e del fondo filiera, con una richiesta di come verranno distribuite le risorse e i tempi di erogazione. Su questo dico che, come noto, la Commissione in data 23 marzo ha adottato il regolamento delegato, mettendo a disposizione degli Stati membri un importo totale di 500 milioni di euro per la concessione di un aiuto eccezionale di adattamento ai produttori a seguito della crisi russo-ucraina.
chiederei al collega, ma grazie. All'Italia è stato assegnato un importo di circa 48 milioni di euro, al quale ciascuno Stato membro può concedere un aiuto supplementare del 200% dell'importo corrispondente, per noi sono 96 milioni, in questo modo le nostre risorse sono di 144 milioni. Le più recenti analisi di Ismea e del CREA hanno indicato il settore dell'allevamento zootecnico come il più colpito dagli aumenti del costo dell'energia, dei fattori della produzione a seguito della crisi russo-ucraina, e pertanto riteniamo opportuno procedere a un intervento in questo specifico comparto. Il decreto è pronto, le filiere interessate sono le vacche da latte, le bufale, le vacche a duplice attitudine, i capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e i 24 mesi. C'è un aspetto fondamentale da considerare in ordine ai tempi di pagamento, perché il regolamento prevede che le spese sostenute siano ammissibili solo se effettuate entro il 30 settembre 2022. Visti i tempi ristretti, si è ritenuto più opportuno inglobare l'aiuto comunitario nei pagamenti accoppiati 2021 del settore zootecnico, attualmente in corso di liquidazione da parte di AGEA, proprio per agevolare il pagamento. In questo modo, tramite una semplice integrazione della procedura, assicureremo l'erogazione delle risorse agli allevatori entro la data stabilita, con un incremento medio del premio accoppiato dovuto di circa il 65%. Quindi, di fatto, in questa annualità l'aiuto accoppiato che viene garantito agli allevatori zootecnici avrà un incremento del 65% e le risorse sono gestite in questo modo. Le uniche due eccezioni sono rappresentate dalle vacche da latte appartenenti agli allevamenti siti in zone montane e alle bufale, dove l'aumento del premio è stato incrementato rispettivamente al 75% e al 164% in considerazione della specificità di questi comparti e della conseguente maggiore esposizione agli effetti della crisi. Sul tema delle bufale ovviamente c'è una maggiore sensibilità anche legata al tema della brucellosi, quindi più che raddoppiamo il premio accoppiato. Passando al fondo filiere, si sta rilevando uno strumento molto importante per sostenere i settori agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, che stanno attraversando turbulenze inimmaginabili fino a poco tempo fa. Per tale ragione è stato rafforzato ulteriormente con un incremento complessivo di 135 milioni per il 2022 con diversi provvedimenti. Nel corso del primo semestre 2022 abbiamo già fatto provvedimenti per 90 milioni complessivi, 25 milioni per la promozione dei vini DOP IGP, 20 milioni per il sostegno alla pesca e all'acquacoltura, 30 milioni di euro destinati al settore avicolo per supportarlo in questa fase difficile di lotta alla viaria e 15 milioni di euro per la promozione dei cibi DOP IGP, un provvedimento che a seguito dell'osservazione del MEF è oggetto di affinamenti tecnici, ma contiamo entro qualche giorno di finalizzarlo e di metterlo all'ordine del giorno della prossima Conferenza Stato-Regioni. Anche con le risorse del Fondo Filiere, che vanno al di là di questi provvedimenti, stiamo definendo un altro provvedimento sempre a sostegno del settore zootecnico, con uno stanziamento previsto di 80 milioni di euro, finalizzato a sostenere il comparto suinicolo, le carni bovine di età inferiore agli 8 mesi, i bovini di razza autoctone, l'ovo caprino, il cunicolo, le galline ovaiole, i tacchini, i polli da carne e le imprese di trasformazione avicola. Anche in questo caso è previsto uno specifico contributo a capo dietro presentazione di una apposita domanda da AGEA da parte dell'allevatore. Con le risorse che avanzeranno il fondo filiere, io credo che il settore che va sicuramente sostenuto è quello del florovivaismo, perché ha subito degli incrementi legati ai costi della produzione molto ingenti. Un'altra domanda che è stata posta dal senatore Bergesio, dal senatore La Pietra, dall'onorevole Nevi, dall'onorevole Caretta, dalla senatrice Caligiuri e dalla senatrice Bitti riguarda la PSA e le azioni di contenimento della fauna selvatica. Nel corso dell'ultima riunione è emerso questo tema in modo molto forte e diciamo che anche nel percorso dalla scorsa riunione a questa i casi che sono stati riscontrati sono aumentati e le zone si sono allargate. Come sapete, abbiamo attivato prontamente le misure
accompagnato da uno stanziamento di 50 milioni di euro per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza e di sostegno alla filiera suinicola. A fine aprile ho firmato il provvedimento che libera i primi 15 milioni di euro per gli interventi strutturali, mentre è completato il testo del decreto relativo agli indennizi volti a sostenere gli operatori della filiera colpiti dalle restrizioni della movimentazione animali, che ha avuto un po' di complessità perché chiaramente calcolare il danno rispetto alle limitazioni attuali non è stato particolarmente semplice. Lo trasmetteremo questa settimana, questo secondo provvedimento, alla conferenza Stato-Regioni, e sarà sancita l'intesa auspicabilmente nella riunione del 6 luglio. Parte delle risorse inizialmente stanziate sono state assegnate al commissario, come noto, per ulteriori interventi straordinari, riducendo quindi lo stanziamento per gli indennizzi, perché in questo momento non ce n'è bisogno, poi se sarà necessario interverremo ulteriormente, perché 10 milioni di euro sono stati stornati al commissario proprio per avere la capacità di spesa per eseguire le recinzioni per il contenimento. Siamo ovviamente in stretto contatto con il Ministero della Salute, che ha una competenza primaria rispetto al tema, e ovviamente teniamo conto del monitoraggio che ISPRA svolge quotidianamente rispetto ai casi. In occasione dell'ultima riunione dell'unità di crisi è stato annunciato tra l'altro l'avvio degli abbattimenti preventivi negli allevamenti previsti nella zona di restrizione di 10 km a partire dal focolaio riscontrato nel Lazio. In questi giorni stiamo finalizzando per il Consiglio dei Ministri un testo che preveda le modifiche all'articolo 19 della norma sulla gestione della fauna selvatica. Io credo che bisogna rafforzare le competenze regionali, che non si può certamente pensare di agire ascientificamente, ma bisogna seguire le indicazioni che ISPRA dà rispetto ai piani di selezione che le regioni dovranno fare. Altra domanda che è stata posta riguarda l'agrivoltaico e il parco agrisolare, posta dal senatore Taricco, dall'onorevole Nevi, dall'onorevole Caretta, dalla senatrice Caligiuri e dalla senatrice Viti. Da questo punto di vista l'aggiornamento che posso darvi riguarda il parco agrisolare è che siamo in attesa della luce verde dopo aver risposto accogliendo le osservazioni della commissione, adesso la data ve la recupero, esattamente la data in cui sono arrivate e abbiamo risposto alle osservazioni della commissione. Il tema vero è che non si riesce a superare l'elemento dell'autoconsumo come fondante per l'incentivo all'installazione di pannelli fotovoltaici. Su questo ho chiesto la disponibilità e già inviato al MEF e al MITE una bozza di lettera che vorremmo inviare alla Commissione, in particolare alla commissaria Vestager, che ha posto il tema della concorrenza che si crea quando si incentiva l'installazione che va al di là dell'autoproduzione rispetto alle società che fanno energia e che non hanno quell'incentivo. Io credo che in questo momento pensare di limitare la capacità produttiva di energia da fonte rinnovabile delle aziende sia una follia, e questa follia la Commissione non può pretendere che noi la portiamo avanti. Quindi il bando che sarà poi rivisto a gennaio esce con il limite dell'autoproduzione, perché era l'unico modo per avere la luce verde da Bruxelles. Confidiamo che si riesca a far capire alla Commissione quanto sia assurdo che un'azienda che ha a disposizione migliaia di metri quadrati di coperture dove può installare un impianto fotovoltaico e che però consuma 20 kilowatt possa installare soltanto 20 kilowatt e non magari i 300 che potrebbe installare utilizzando tutta la superficie a disposizione. Credo che anche in ordine alla necessità di aumentare la produzione di energia da fonte rinnovabile, mettere questo limite, questo vincolo è assolutamente assurdo. La misura invece dell'agrivoltaico, come noto, è in capo al MITE,
ancora non ha finalizzato il testo, ma che sta certamente nel rispetto dei tempi e delle milestone del PNRR e con il quale stiamo collaborando in modo informale, perché non c'è un ruolo formale del MIPAF sull'agrivoltaico, ma stiamo contribuendo, diciamo, con alcune questioni che sono legate al tipo di incentivo e alle superfici. Una domanda del senatore La Pietra riguardava i crediti d'imposta non utilizzabili per via della mancanza di codice Ateco. Il problema è stato superato grazie alla collaborazione tra la nostra amministrazione e l'Agenzia delle Entrate, che con la risoluzione 23E del 30 maggio ha pubblicato i codici tributo utili ad assicurare la compensazione dei crediti alle imprese dell'agricoltura e della pesca previste dall'articolo 18 del DL 2122, che disponeva il contributo straordinario pari al 20% per le spese sostenute per l'acquisto di carburante effettuato nel primo trimestre solare del 2022. Il senatore La Pietra chiedeva anche del disegno di legge sul florovivaismo. Io sono personalmente convinto della necessità di assicurare una legge quadro al florovivaismo, così come sono convinto che si debbano indirizzare risorse del fondo filiere per sostenere quella filiera particolarmente colpita dall'aumento dei costi di produzione. Bisogna quindi procedere con la norma sul florovivaismo e io sono a disposizione della Commissione per trovare tutte le soluzioni possibili anche con il MEF. Ovviamente la mia disponibilità non può superare le competenze né del Ministero dell'Economia e delle Finanze né del Parlamento, che ovviamente deve esprimersi sul disegno di legge. L'onorevole Zuliani parlava dell'applicazione della CIS-Genesi anche per la lotta ai cambiamenti climatici in collaborazione con gli enti universitari. Credo che le nuove tecnologie genetiche rappresentino un argomento strategico, perché ci possono consentire di avere una sana gestione del rischio non ex post ma ex ante attraverso la selezione di cultivar più resistenti al cambiamento climatico. L'Unione Europea tarda a legiferare in materia, però non possiamo interrompere l'apporto della ricerca e innovazione sulle varietà vegetali resistenti, tanto in laboratorio che nella fase di sperimentazione in campo, perché sono funzionali proprio al raggiungimento di alcuni obiettivi di gestione del rischio preventivo. In particolare attraverso l'NGT è possibile ampliare la precisione e la velocità delle tecniche di incrocio e di selezione tradizionali, consentendo di ottenere miglioramenti con rischi applicativi che risultano analoghi a quelli del breeding convenzionale. In quest'ottica di superamento delle attuali barriere normative, la stessa Commissione presenterà una proposta in materia nel corso del 2023, richiamando un approccio più innovativo alle NGT da sviluppare e adottare nel contesto unionale. E anche da questo punto di vista, da parte mia c'è il massimo impegno a accompagnare e indirizzare proficuamente questo processo normativo e, ove ritenessimo di dover intervenire a livello nazionale, credo che sia nei limiti delle possibilità unionali che vengono date degli Stati membri, credo che sia il caso di farlo rapidamente. L'onorevole Caretta e l'onorevole Ciaburro chiedevano quali iniziative sono in atto per contrastare lo spopolamento delle aree rurali anche attraverso la digitalizzazione. Come noto, abbiamo fortemente investito nelle misure della PAC e del Piano Nazionale allo scopo di rafforzare gli investimenti in agricoltura e lo sviluppo dell'innovazione nel contesto agroalimentare. La sfida più ardua è quella di aumentare la produzione di cibo senza alcuna deroga alla tutela delle risorse naturali dei lavoratori nelle aree rurali. Il mezzo per raggiungere questo obiettivo è l'innovazione attraverso l'utilizzo della tecnologia e della digitalizzazione. Attraverso questo è possibile aumentare le rese dei nostri sistemi, ridurre gli sprechi, distribuire il valore in maniera più equa e fornire al contempo un apporto determinante alla mitigazione dei mutamenti climatici. In questo senso il PNRR si traduce in un'opportunità da non sprecare, tanto sul piano degli obiettivi che dell'efficacia dei risultati, rappresentando un investimento cruciale per la crescita dell'intero settore e della dimensione territoriale locale. Vi sono interventi nel piano nazionale a carattere trasversale che possono incidere positivamente, penso ad esempio alla diffusione della banda larga, anche nelle aree bianche, nelle aree marginali, gli investimenti legati alle comunità energetiche, ai borghi rurali, fino ad arrivare alla transizione 4.0, misura che ha consentito all'agricoltura l'accesso ai fondi dell'innovazione.
La PAC e l'attuale piano strategico sono strumenti basilari per accompagnare il settore in questo processo di trasformazione e da questo punto di vista c'è un focus forte sulle ACIS, perché credo che uno degli elementi principali sia il trasferimento tecnologico e la capacità di formare gli agricoltori verso le nuove tecnologie. Questo ci consentirà una miglior profittabilità delle aziende anche all'interno dei borghi rurali e quindi con un tentativo di arginare lo spopolamento di quelle aree. L'onorevole Caretta aveva chiesto informazioni sulle deroghe del set aside rispetto al tema della durata della deroga. È evidente che il tema va portato a livello europeo e l'abbiamo già fatto in tutti i consigli. E sostanzialmente tutti gli Stati membri hanno chiesto alla Commissione di non limitare a un anno la deroga, ma di ampliarla almeno per tutto il prossimo 2023. La senatrice Cecalegiuri chiedeva quali sono le scadenze nella filiera olivicola. Sono diverse le scadenze nel secondo semestre che interessano la filiera dell'olio d'oliva. Per quanto riguarda il PNRR, tra due giorni è prevista l'apertura della piattaforma informatica del quinto bando dei contratti di filiera e nei successivi 90 giorni sarà possibile presentare le domande che saranno sottoposte a una procedura valutativa. Rimanendo in ambito PNRR, a marzo è stato firmato il decreto direttoriale MIPAF che fornisce le direttive per le regioni e le province autonome per la successiva definizione di bandi regionali PNRR per l'ammodernamento dei frantoi oleari. Sono 100 milioni di euro di contributi che saranno destinati alle aziende agricole e alle imprese agroindustriali titolari di frantoi oleari per sostituire o ammodernare i frantoi più obsoleti con l'introduzione di impianti di molitura di ultima generazione. Nei prossimi mesi, dopo che i competenti uffici del Ministero avranno disciplinato l'attuazione concreta della misura d'intesa con le regioni, le amministrazioni regionali potranno emanare i bandi regionali attuativi, perché abbiamo regionalizzato la misura su richiesta delle regioni. All'interno del settore è il piano strategico nazionale che introduce l'OCM olio, un radicale cambiamento nel meccanismo di intervento che dal 1 gennaio 2023 ricalcherà quello della OCM ortofrutta. Le organizzazioni di produttori e le loro associazioni diventeranno il fulcro dell'intervento settoriale tramite gli investimenti aziendali legati ai programmi operativi triennali che sosterranno la produttività e l'efficienza aziendale. Il sostegno comunitario al settore, pari a 34,59 milioni di euro, viene collegato al valore della produzione commercializzata con un massimale d'aiuto decrescente nel tempo. È di prossima pubblicazione il decreto MIPAF che regola il meccanismo di funzionamento dei programmi operativi per l'olio d'oliva, che prevede tra l'altro la data di scadenza della presentazione delle domande, nonché le modalità di calcolo del volume della produzione, delle OP e delle AOP, su cui determinare la quota di intervento comunitario. È un tema molto delicato, per il quale garantisco il massimo equilibrio in fase di adozione, perché è evidente che i valori che vengono inseriti spostano le risorse tra una regione e l'altra in modo marcato. La senatrice Caligiuri chiedeva aiuto fino a 35.000 euro, che cosa c'è, anche per le aziende medio-piccole. Il 20 maggio la Commissione europea ha approvato il regime quadro italiano notificato dal Ministero che mette a disposizione 1,2 miliardi di euro a sostegno dei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura per ridurre l'impatto del conflitto. Gli aiuti saranno in sovvenzioni dirette, saranno agevolazioni fiscali o di pagamento, anticipi rimborsabili o in riduzione o infine in esenzione del pagamento di contributi previdenziali e assistenziali. Saranno accessibili alle imprese di tutte le dimensioni e non potranno superare i 35.000 euro per i beneficiari attivi nella produzione primaria del settore dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura e i 400.000 euro per le imprese operanti nel settore forestale e in quello della trasformazione e commercializzazione. Scusate che a proposito di carenza idrica ce l'ho anch'io. La senatrice Biti poneva l'attenzione sul benessere animale, tema di cui si parla poco, ma che va però sostenuta e comunicata, e io concordo pienamente con la senatrice, tanto che nel sistema di qualità
Nazionale Benessere Animale, ho fortemente voluto incrementare i livelli di, come posso dire, gli obiettivi e le sfide, inserendo una maggiore attenzione a un reale benessere animale. Inizialmente si parlava esclusivamente di due livelli di qualità. Ho voluto aprire la possibilità di garantire, dopo una prima fase di utilizzo di un logo che dovrà essere determinato da un comitato scientifico, in cui i livelli saranno due, e che si servono anche per applicare l'ecoschema previsto nel primo pilastro, una seconda fase dove si potrà aumentare la differenziazione nei livelli del sistema di qualità, proprio perché credo che da un lato si debba puntare a premiare l'eccellenza nella gestione del benessere animale, e dall'altro bisogna anche mettere una serie di step successivi per trasportare in qualche modo il settore zootecnico verso un aumento complessivo del benessere animale in tutti i sistemi allevatoriali. È chiaro che l'allevamento intensivo ha di per sé elementi di criticità legati alla gestione del benessere animale, ma non per questo bisogna premiare esclusivamente lo stato brado, perché ritengo che premiare anche gli sforzi che anche l'intensivo fa per garantire un maggiore interesse in benessere animale sia un esercizio utile. La senatrice Ciaburro portava all'attenzione il tema dell'ortofrutto con la richiesta di una convocazione per cercare soluzioni del tavolo, per cercare soluzioni alle criticità. Il settore ortofrutticolo è fortemente presidiato dal nostro ministero, in particolare dal sottosegretario Battistoni, che ha la delega. Stiamo approfondendo i vari dossier che riguardano il tema, al fine di approntare soluzioni quanto più condivise ed efficaci. Ricordo a tal fine che ho appena firmato un provvedimento lungamente atteso dagli operatori, il decreto istitutivo del catasto frutticolo, che costituisce un importante strumento per la pianificazione della produzione ad opera delle organizzazioni di produttori ortofrutticole. Sarà in ogni caso lo è già stato in questo periodo, un confronto col sottosegretario Battistoni per la convocazione del tavolo di filiera. La senatrice Lonardo aspetta ancora risposte all'interrogazione sulla questione della filiera bufalina e chiede al Ministero e al Ministro che riceva tutte le delegazioni degli allevatori della questione. Si rischia di chiedere una commissione d'inchiesta per quanto riportato dalla trasmissione Report. Ovviamente è una vicenda che stiamo seguendo con grande attenzione. Il 31 maggio ho ricevuto alcuni rappresentanti del comparto bufalino, ascoltando le istanze, confrontandomi in modo, devo dire, molto sereno con loro sulla complessa situazione attraversata dalla filiera produttiva, ferma restando in ogni caso la competenza del Ministero della Salute della Regione Campania sul programma di eradicazione della brucellosi e della TBC bufalina e sulle anneste questioni sanitarie. Le richieste avanzate dagli allevatori come prioritarie si inseriscono in un contesto di misure di compensazione per le perdite subite e il ripopolamento e per l'impatto economico di iniziative riguardanti la brucellosi nel Mezzogiorno. Consapevole delle difficoltà degli allevatori, ho voluto fornire un sostegno concreto e attuale al comparto tecnico, in particolare alla filiera bufalina, come dicevo prima, prendendo le bufale da latte tra i beneficiari del già citato intervento finanziato attraverso la riserva di PAC per complessivi 144 milioni. Come dicevo, il settore della bufala è l'unico che ha un incremento del 164% contro la media del 65% sul pagamento accoppiato. In questo modo gli allevatori di bufale da latte riceveranno un'integrazione complessiva aggiuntiva di oltre 6 milioni di euro. E appunto a ogni singolo capo sarà destinata un'integrazione del 164%. Io mancano 5 minuti alle 9. Ho cercato di rispondere alle domande, al maggior numero di domande possibile, magari mettendo assieme domande simili che erano state fatte. Spero di aver risposto ai temi principali, con la consapevolezza che rispondere a tutto è sempre impossibile, ma anche con la disponibilità, ovviamente, anche per le vie brevi, a chi non ha avuto risposta o ha integrazioni di domande, a fornirle altrettanto per le vie brevi, o a continuare il confronto con le commissioni
come credo di aver sempre garantito in questo anno e mezzo in cui ho l'onore di essere in via 20 settembre 20. Grazie. Grazie Ministro, io credo che mancano pochi minuti, quindi il tempo di dare ai colleghi anche della Camera e chiaramente per poter raggiungere i lavori dell'Aula, e quindi io chiuderei qua, anche perché aprire le domande mi sembrerebbe scorretto nei confronti dei tanti che vogliono farlo e sicuramente non avresti tempo per darci una risposta. E chiedo se è possibile inviarci il documento della la relazione del tuo intervento quest'oggi, che sicuramente ci sarà utile. E credo anche che potremmo, compatibilmente con i tuoi tempi, risentirci a breve, perché mi permetto di ricordare, perché è una sollecitazione che ci arriva dal mondo agricolo, ma anche da parte di tutti i colleghi senatori, la particolare siccità sta creando problemi legata in accoppiata con l'aumento dei prezzi del gasolio. E gli agricoltori sono veramente in difficoltà, anche perché per irrigare sicuramente serve quello che al momento è il 99,9%, l'unico combustibile in agricoltura è il gasolio. Il prezzo del gasolio agricolo, ci sono stati in maniera trasversale tanti tentativi, tanti emendamenti da parte di tutti per cercare di avere delle agevolazioni, al momento non ci siamo riusciti. Quindi Ministro, credo, spero che riusciamo ad affrontare assieme questo tema, assieme ai tanti altri, e quindi magari prossimamente, che penso adesso compatibilmente con i tempi parlamentari, se magari riusciamo a risentirci a breve, se ci dai la disponibilità, ma credo anche tutti quanti assieme alla Camera, perché credo che il particolare momento di difficoltà dell'agricoltura debba avere comunque un'azione corale da parte di tutti. Tu hai sempre dimostrato grande disponibilità in questo senso, senza sottrarre particolare tempo al tuo lavoro. Magari la mattina presto potremo anche rincontrarci tra un 2-3 settimane, se tu lo ritieni possibile. Assolutamente sì, lo ritengo non solo possibile ma anche opportuno, e quindi a vostra, cioè, concordiamo quando rivederci e... Grazie Ministro, saluto anche il collega Grinella, i colleghi onorevoli della Camera, e grazie e buon lavoro a tutti. Buona giornata.